sono in compagnia telefonica di una persona eccezionale. Io seguivo tutti i suoi programmi. Red Ronnie, ciao! Eccomi qua, ciao! Benvenuto! Beh, sono qui, ne sono a tua disposizione. Seguivi tutti i programmi, vuol dire che adesso non seguirò Cibar.tv? No, invece ti voglio chiedere, perché sono troppo felice di ritrovare Roxy Bar, anche se sul web, ovviamente non in televisione. Infatti una domanda arriva subito su questo, chiaramente. Ovvero, tu sei tornato con Roxy Bar sul web. Perché hai scelto il web? Ma intanto è una scelta fortunata, nel senso che come nel 1990, dove entrai in crisi nel mio rapporto con quella che era una televisione che stava cambiando, stava diventando una televisione urlata, urlavano tutti, c'era la televisione spazzatura, e io cercavo altre cose, cercavo altri valori, e quindi mi sono autoemarginato e sono andato su Sky Music e ho creato Roxy Bar Help, in una televisione molto più piccola. Mm-hmm. E arrivava al 50% del territorio italiano, però è stato un grande successo, abbiamo vinto tre delegati consecutivi battendo addirittura il Festival di Sanremo, e quindi è stata una scelta azzeccata. Dopodiché, quando MTV, diciamo, ha occupato le frequenze di Video Music cancellando totalmente quello che c'era, io non è che sono andato a cercare, non ho fatto opinionista in TV, non ho fatto altre cose. Mi sono allontanato, ho accettato questa emarginazione, ho fatto le operatrici emergenti, iniziative per aziende, ho fatto per 4 anni, 5 anni un DVD, ne dico la prima rivista di DVD Roxy Bar, eccetera, fino a quando nel novembre del 2011 non fui messo in contatto tramite Gianmarco Togliatti con Gianni Armetta, che aveva questa piattaforma streaming dove c'erano già molti canali sul web. Lui è venuto qui a Roxy Bar, me l'ha illustrata e io ho detto ok, partiamo. Mi ha offerto di fare 5, 6, 7 canali, uno dell'archivio, uno solo, si chiamerà Roxy Bar. E siamo partiti col canale esattamente 20 giorni dopo che ci siamo incontrati, noi eravamo già in onda col canale sul web. Meraviglia. Abbiamo avuto dei risultati eclatanti, perché ho riassaporato intanto la libertà che avevo, quella sensazione di libertà che avevo nel 1975-76, quando iniziai con le radio libere, che c'è alcune radio insieme a Francesco Guccini, Lucio Dalla e Monti. E la stessa libertà, con una grandissima differenza, che mentre allora il problema era quello di andare oltre col segnale alla collina di San Luca e non ci riuscivamo, oggi arriva in tutto il mondo. Quindi io oggi il segnale di Roxy Bar TV viene visto contemporaneamente in tutto il mondo. Wow. Inoltre sto coronando anche un grandissimo desiderio. Io ho mantenuto la proprietà di tutto il materiale girato, quindi diciamo di tutto l'archivio. Tutto questo materiale girato l'ho mantenuto e l'ho messo, e adesso riesco a metterlo a disposizione. Wow. Cioè, entrando dentro a roxybar.tv, tu hai cerca fra i programmi, tu dici c'è un artista, ti compaiono tutti. Ci abbiamo già caricato 1000 programmi, per dire, no? Poi sì, altri ne caricheremo ancora. E beh, tu vedi tutti i programmi caricati con l'artista e scegli cosa vedere in tempo reale, e inoltre ti compare con un cursore sotto che tu puoi andare avanti e indietro, come se tu avessi il video direttamente all'interno dell'hard disk del tuo computer, perché vai avanti e indietro, certo, metti in pausa, spegni, fai quello che vuoi. Ma e questo è qualcosa di strepitoso. Red, senti, a proposito del fatto che tu appunto hai fatto radio, hai iniziato promuovendo i Sex Pistols, sei stato tra i primi, no, a mandare la loro musica, hai incontrato veramente tantissimi artisti. C'è un artista che ti ha emozionato in particolare nell'intervistarlo, nell'incontrarlo, dove proprio ti è arrivato una botta allo stomaco pazzesca? Beh, ti devo dare una delusione, perché non ti nomino, sì, sono state interviste importanti, eccetera, non ti nomino Tom Harrison, Paul McCartney, Keith Richards, Mick Jagger o Fidel Castro che ho intervistato, ma quello che mi ha dato l'intervista ritengo più bella in assoluto è quella con un pittore sconosciuto che si chiama William Congdon, che un giorno metterò e capirai il perché, è una cosa strepitosa, anche se ho fatto tante interviste. Ma sai, il discorso che il concetto di Roxy Bar
nasce da una frase di Vasco Rossi, sì, e poi ci troveremo come nel fare la bere al Roxy Bar. Questo è il concetto, c'è anche whisky, ma io lo tolgo. Roxy Bar. Perché al bar siamo tutti uguali, era lì, esatto, no? L'intimità, poi una... Esatto, il bar, vedi, cioè, arriva l'imprenditore con la Porsche, la Ferrari, e arriva il disoccupato con la bicicletta, parcheggiato il mezzo, ed entrati nel bar sono uguali. Il disoccupato manda a quel paese l'imprenditore, dice che non capisce niente, lo batte a calcio balillo, lo batte a biliardo, parlano di calcio e dice che cosa vuoi capire, tu non hai mai capito niente nella vita. E questo glielo dice il disoccupato all'imprenditore, perché il bar è così. Idem nelle interviste, per me intervistare Fidel Castro o intervistare, ho lavorato con gente grandissima, ho lavorato a lungo con Pavarotti, eccetera, però alla fine, ok, capisci la grandezza di quella persona, certo, ma è una persona. E inoltre io dedico loro la stessa attenzione che dedico all'intervista con un artista emergente. Per quello io ho delle bellissime interviste con personaggi completamente sconosciuti, andavano anche completamente sconosciuti, poi sono diventati famosi. Perché per me erano uguali. La Elisa che veniva da me, completamente sconosciuta, con la Caselli che mi aveva detto, guarda, ti affido questa artista un po' strana, mi dai una mano, eccetera, e per me era uguale all'Elisa di oggi, hai capito? Certo. Cioè, è strafamosa. Beh, il Jovanotti, tu hai intervistato Jovanotti quando all'inizio, insomma, non è che fosse proprio visto di buon occhio, diciamo così, o comunque non è che veniva considerato il super Jovanotti. Quando Jovanotti era il Jovanotti di Gimme Five, di Qui la Festa, il Jovanotti addirittura che fece quella canzone ritenuta non ossequiosa con Vasco, ma ironica e dissacrante, quindi sì, sai, ecco, quel Jovanotti lì, diciamo che gran parte dei giornalisti che oggi lo osannano come il guru globale, allora era accusato dello scemo del villaggio, quindi sai, un artista lo capisci se ha qualcosa da dare, poi se è giovane crescerà, l'evoluzione non la potrai mai intuire dell'artista. Chiaro. Quando Lorenzo veniva a casa mia le prime volte con dei testi che per lui erano strani, che si voleva confrontare anche con me, no? Che mi portò, mi ricordo, Altre Buche Balla, e io gli dissi vai avanti perché Altre Buche Balla è l'inizio, e lo feci dire a Vasco, perché ho chiesto a Vasco, l'ho portato ad ascoltare Altre Buche Balla a Vasco Rossi, e lui mi ha detto mi piace, e io gli ho detto sei disposto a dirlo sul palco di Vuota la Voce, e lui mi ha detto di sì, e ha sdoganato Jovanotti sul palco di Vuota la Voce dicendo la carriera di Jovanotti inizia adesso.